Accidenti, e quel biondone chi è? Attenta, non bere così che ti soffochi. Che scema. Quello è il dottor Diaz, un medico nuovo dell'ospedale. Che bel ragazzo, avete visto? Deve essere figlio di un americano. A me è indifferente. Oh, mi piace da impazzire. Attenta, tesoro, se ti sente Paolina ti dà una bella tirata d'orecchie, non dire sciocchezze. Che è successo, collega? Hai completamente paralizzato l'attenzione del settore femminile. Già, pendono tutte dalle sue labbra. Atletico, biondo. Sei un tipo che piace alle donne. Beato te, Diaz. Per favore, non prendetemi in giro. Guardate che... No, te lo assicuro. Non stiamo scherzando. Avanti. Dai uno sguardo a quel tavolo, Diaz. Quell'infermiera nuova ti sta divorando con gli occhi. Non mi interessa, Gomez. Io sono un medico serio, capito? Non voglio problemi. E soprattutto con il dottor Jimenez. Per favore. Sì, ho capito. Eccoci arrivati. Vieni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottore. Santo cielo. Da dove viene questo capolavoro? Sì, è vero. È una ragazza stupenda. È molto bella. Che peccato che sia così. Poveretta, è così giovane. Che sfortuna. Che cosa? Io la vedo perfetta. No, purtroppo ha avuto un incidente gravissimo e ha perso la vista. Già. No. Sì. Sul serio? Sul serio. Mi dispiace, io ti faccio sempre perdere molto tempo. Vorrei perdere il mio tempo sempre così. Ah, come sei galante. Salve. Ciao, Maria. Andiamo, Marta. Ma no, siediti un momento, prego, con permesso. Accomodati, Maria. La ringrazio. Ti posso offrire qualcosa? No, no, non voglio niente, dottore. Perché? Un caffè, una bibita? No, grazie. Dottor Bermudez è pregato di recarsi nel suo ufficio. Dottor Bermudez, purtroppo devo lasciarlo. Ciao, Marta, stammi bene, eh? Non preoccuparti. Ciao. E non dimenticare l'appuntamento di stasera. No, no, alle 8 in punto sarò da te. Perfetto. Maria Antonietta, la figura... Non si preoccupi, dottore, arrivederci. Sono così arrabbiata, se sapessi. Cos'è successo? Quell'idiota di Giulia. Abbiamo discusso, per poco non venivamo alle mani. Ah, per favore, sono sicura che è a causa mia. Ma non farci caso, Maria. Passano gli anni, ma quella è sempre la stessa. Sì, ma sono stanca di questa situazione. Parola d'onore, non avrei mai pensato che Giulia fosse così. Beh, in fondo ha perfettamente ragione. Lei era fidanzata con Riccardo e anche se io non ho fatto niente per strapparglielo, lei pensa che sia così. Ma ora di che si lamenta? Non esce di nuovo con lui? Sarebbe il colmo se Riccardo si sposasse con quella. Invece io credo di sì, figurati. La sposerà prima o poi. No, io penso di no. Ma che bella sorpresa, posso sapere? Guillermo, ciao Guillermo, siediti. Ciao, come stai? Bene, e come va Marta? È un miracolo vederti qui. Sono venuta a trovare Julio. Ho invitato alcuni amici stasera a casa. Ho preparato una sorpresa per il suo compleanno. Mi stavo chiedendo se dirti di venire o no, perché... dal momento che ho invitato anche il dottor Quintana... E allora? A Guillermo questo non interessa. Non ha nessuna importanza, vero? Vuoi venire, Guillermo? Certo, se tu mi inviti, sì, con molto piacere. Ah, benissimo, perfetto. Questa sera alle 8, allora. D'accordo. Marta, vogliamo andare? Va bene, andiamo. Aiutami, per favore. Vieni. Grazie. Ti aiuto io, Marta. Vi accompagno fin qui, per le signore. Senti, Guillermo, vorrei pregarti, per favore, di evitare discussioni stasera tra te e il dottor Quintana. Non ti preoccupare, non succederà niente. Va bene. Me lo prometti? Te lo prometto. Ciao, Marta. Ciao, Guillermo. Ciao, Maria Antonietta. Arrivederci, Guillermo. Arrivederci. Andiamo? Vieni. Dammi la mano. Resti a pranzo qui in ospedale o vai a casa? Vado a casa. Quando possiamo uscire insieme? Non lo so, io...
Stasera? Avanti, per favore. È uscito un film fantastico che vorrei andare a vedere. E inoltre, vorrei spiegarti il mio comportamento di ieri. Non ti preoccupare. Non ha importanza, Giulia, ti capisco. È quello che vorrei, Riccardo, che mi capissi. Dimmi, stasera ci vediamo? Mi dispiace, ma stasera purtroppo non posso. Hai un altro appuntamento? Sì, è molto importante. Ora scusami. Voglio regalare questa catenina. Portala sempre con te, Marta, e quando la tocchi, ricordati di me, perché ti assicuro che in quel momento io sto pensando a te. Era soltanto una bugia. Non mi amava. Riccardo ha amato sempre lei, Giulia. Perché dovevo innamorarmi così? Ma ora basta. Ormai devo rassegnarmi. Dio mio, non farmi più soffrire, per favore. Non deve farmi male sapere che per lui sono stata soltanto un gioco. Solo questo. E con questo? E se mi innamorassi del dottor Quintana? Che succederebbe? Sarebbe il colmo se rimanessi invischiato proprio nella mia trappola. Se tutto si rivoltasse contro di me. Che piacere incontrarti, Riccardo. Perché era proprio con te che volevo parlare. Accidenti, Luisca mio, che sorpresa vederla qui in ospedale. Gradisce un caffè? No, mi posso sedere? Sì, prego, si sieda, ci mancherà. Grazie. Senti, Riccardo, Giulia mi ha detto che l'uomo che hai operato ha riacquistato la vista, che ora vede meglio di una lince. Dicono che hai realizzato una delle migliori operazioni mai fatte in Venezuela. Beh, non esageriamo adesso. Sì, è stato abbastanza difficile, ma siamo stati molto fortunati. Comunque sei diventato un uomo maturo e responsabile. Un medico degno di portare questo nome. Beh, come ti ho detto, volevo parlare con te. Tu sai benissimo di che. Di mia figlia Giulia. Avanti, parli. Ieri notte è tornata a casa in un mare di lacrime. Quella ragazza sta molto male, Riccardo, molto male. Perché? Per favore, non farmi domande sciocche. Tu sai benissimo perché. Sai come stanno le cose. Mi stia a sentire. Da quando ho chiuso con lei, o meglio, da quando sua figlia ha deciso di lasciarmi, fra me e Giulia non c'è più stato nessun impegno. Non le ho mai fatto promesse. Sono stato onesto. Ascoltami. So che Giulia ha agito male. È stata impaziente. Tu la conosci. È sempre stata impulsiva, indipendente e ribelle. Lei non ha voluto aspettare. Non ha creduto in me, io ero disposto a mantenere la mia promessa, l'avrei sposata. Però... Cerca di capirmi. Giulia è mia figlia e mi dispiace vederla così, è una donna oramai, che dopo qualche esperienza deludente si è resa conto di quanto ti ama. Per questo ti chiedo che cosa ti succede. Riccardo, dimmelo sinceramente, io sono un uomo aperto. Insomma, sono un uomo di idee moderne. Riccardo... Tu non vuoi più bene a mia figlia? Sì, le voglio bene, le voglio tanto bene. Ma non è amore, purtroppo. Senta, io credo di aver sempre provato per lei. Non lo so. Riccardo, non puoi darle un'altra opportunità? Vede, è che non si tratta di questo. Si tratta di quello che sento, capisce?
Giulia mi è molto cara, sì. Io la rispetto, la stimo nel suo lavoro. Devo ammettere che ha tantissime qualità, però... però non basta. Sinceramente, io non sono innamorato di lei. Sì, capisco. Questo era proprio ciò che temevo. Ma sapevo che me lo avresti detto. Riccardo, hai parlato chiaro con Giulia? Sì, però lei non vuole capire. Non credo che sia facile per una donna. Sì, sì, questo lo so. Mi dispiace, ma lei mi ha chiesto di parlare con sincerità. Te ne sono grato, Riccardo. Ma ora in che modo riuscirò a convincere Giulia? Credimi, Riccardo, Giulia ti ama veramente. Non è possibile. Come riuscirò a toglierle le sue speranze e le sue illusioni? Mi dispiace, mi creda, io... Non ti preoccupare, Riccardo, ti capisco. Pazienza. È mia figlia e ho sempre voluto che tu fossi l'uomo della sua vita. Riccardo, anche se non mi credi, ti ho sempre stimato. E continuerò a stimarti per tutta la vita. Anche a me dispiace molto. Veramente, mi dispiace molto. Buona fortuna, Riccardo. Abbiamo troppi ricordi. Non puoi dimenticare tutto all'improvviso. Ci uniscono molte cose, troppe cose. Troppe cose, Riccardo. Signorina Martinez, un'emergenza, la stanno cercando. Sì. Vengo subito. Accidenti! Com'è buono questo profumo! Oh, ma guarda un po', che bello! Non ti ho mai visto così elegante! Come mi sta questa giacca, signora Eleonora? E cosa vuoi che ti dica? Sei veramente un bel ragazzo! Ecco fatto! Ah, oh, quanto sei bella! Oh, sei uguale a tuo padre, sei identico, lo stesso fisico, lo stesso carattere... E sei anche affettuoso come lui. Credimi, quando mi abbracciava, io mi sentivo la donna più sicura della terra, sai? Sì, sì. Ah, Dio mio. Non sai quanto l'ho amato e quanti ricordi mi ha lasciato. Ti giuro. Ogni giorno sento la sua mancanza. No, non cominciare a piangere. Non devi essere triste, va bene? Eh? Ma è la verità. È la verità, figlio mio. Quando ho visto... a quella festa tuo padre, in quel preciso momento ho sentito un colpo, come dicono i giovani d'oggi. Ho sentito un'emozione, una reazione strana, capisci? Appena l'ho visto mi sono innamorata perdutamente di lui. E l'ho adorato per tutta la vita. Pensa, mamma, come sarebbe bello se Marta mi amasse così un giorno. Dimmi una cosa. Dimmi, e se all'improvviso lei si innamorasse del dottor Quintana, eh? Te lo immagini che problema? Sì, mamma, questo sarebbe davvero un grosso problema. A proposito, il dottor Quintana deve andare domani a Maracaibo e ritornerà sabato. Eh? Perciò per qualche giorno non metterò piede in casa sua. Te lo immagini, diventerò matto senza vederla. A volte mi fai paura, figlio mio, perché sei innamorato in un modo. Sì, anch'io ho paura. Beh, me ne vado, mamma, ciao. Probabilmente rientrerò tardi, te lo dico perché non è il caso di preoccuparsi. Sta no, tranquilla, no, va no, bene? No. D'accordo? Ciao. Mi raccomando, stai attento. Oh! Aspetta, Riccardo, le chiavi di casa. Ma come sei distratto? Un momento, hai dimenticato le chiavi.
Buon compleanno, che pensiero gentile. Grazie. Un momento, ho solo due buon mani. Buon compleanno, Julio. Grazie, tesoro. Grazie di cuore. Grazie, grazie. Julio, non vuoi dirci quanti anni compi? Te lo dico subito. 25. Grazie. Che bella sorpresa, che pensiero, Marta. Grazie a tutti, ve ne sono grato. Grazie. Grazie, Muccia, grazie. Per questo tanto mistero stamattina in ospedale. Sì. Ora capisco. Te lo meriti, sei così buono, Julio. Grazie. Aspettami qui un momento, vado a prendere il tuo regalo. Ah, va bene, va bene. Torno Vai subito. Pure. Allora, che ti prende? Non vuoi aprire i regali? Un momento, un momento. Ora li apro. Ogni cosa avanti, a suo tempo. Aprili, un momento, per primo un momento, il mio. Un momento. Calma, eh. Cominciamo. Vediamo un po'. Sono proprio curioso. Vediamo, vediamo se indovino, eh. Allora. Ah, aprilo avanti. Questo potrebbe essere... L'avevo nascosto qui dentro. Marta. Chi è? Marta, sono io. Riccardo. Marta, che sforzo devo fare per non dirti che sono io, amore mio. Per non abbracciarti, per non chiederti di abbandonarti a me. Marta. Perché mi costringi a mentirti? Perché? Per favore, mi dica chi è. Sono io, Quintana. Ah, dottore, mi ero spaventata. Ma perché è rimasto in silenzio? Non lo so. All'improvviso mi sono sentito molto triste. Molto triste? Perché? Per questo amore che lei stessa si sta negando. Si riferisce a Riccardo, vero? Guardi, dottore, che non le ho mai detto di amare Riccardo Contreras. Ma non è necessario dirmelo, Marta. Quando mi ha sentito arrivare, credeva che fossi lui. No. No. Sì, invece. Sì. Quel Riccardo, come l'ha pronunciato, l'ha tradita. Non voglio parlare di Riccardo, per favore. Mi dica, avrebbe preferito che fossi Contreras, vero? No, no, no. Non continui a mentire, è così. Veramente, gliel'ho già detto. Il problema è che la sua voce e quella di Riccardo... È difficile, dottore, mi creda. Marta non mi ha ancora risposto. Avrebbe preferito che fossi il dottor Contreras. Sinceramente, non lo so. Mi permetta di darle un consiglio. Se ama Riccardo Contreras, glielo dica. Non lo nasconda. Non rovini la sua vita per orgoglio, per risentimento. Non è né l'uno né l'altro, dottore. E allora cos'è? Me lo dica. Mi perdoni, io... Senta, non voglio parlare di questo, la prego. Mi dispiace, Marta. Mi rendo conto di non avere alcun diritto di intromettermi nella sua vita privata. No, no, non è questo. È che questa storia non deve più far parte della mia vita, dottor Quintana. Le garantisco che mi sto sforzando di non pensare più a quell'uomo. Lei... Lei gli serve rancore, vero? Mi ha detto di no, però... Però è così. Lo so, questo era ancora. No, no, non è vero. È che... Che cos'è, Marta? Che cosa?
Dottor Bermudez, grazie, dottor grazie, Lopez, Moncia. Assaggiate grazie. Questi dolcetti, li ho preparati con le mie mani. Grazie, Moncia. Io non ce la faccio più. Li mi dispiace. Almeno. Le lascio qui il vassoio. No, bene, per se favore. Volete qualcos'altro, chiamatemi. Stai cercando di corrompermi, Moncia, per favore. Sono ingrassata di almeno 2 chili. Io mi sento ho mangiato scoppiare. Troppo. Per me sono solo scuse, caro dottore. Io la conosco e so quanto le piace mangiare, va bene? Moncia, che Dio ti benedica, è tremenda, eh? Andiamo avanti, eh? E fammi vedere questa cravatta. Accidenti. La cravatta vestita, la camicia, il profumo, tutti bei sono regali. Sono tutti molto belli. Sono tutti belli, mi piacciono molto, sì. Con permesso. Prego. Non si può che lamentare, succede, dottore? Ha ricevuto dei niente, regali niente, fantastici. Niente. Allora, perché continui a guardare da quella parte? Beh, perché Marta è andata di là a prendere regalo a Julio e Riccardo l'ha subito raggiunta. Non è Riccardo, Guillermo, è il dottor Quintana. Ricordalo, non devi tradirti. Avrei voglia di dirle tutto in questo momento. Ah, no, tu non puoi fare questo. Ma potrei farlo. Ah, beh, sì, sì, potresti farlo, ma non lo farai perché tu non sei così. Tu sei un uomo nel vero senso della parola. E sai che questa è un'opportunità per Marta. Ma che stanno facendo? Perché non vengono? Ma su, calmati, per favore. Dovranno parlare. Quell'incosciente non può corteggiarla approfittando di un'altra identità. Non è corretto. No, perché non ti arrendi? Per caso non ti ha parlato in tutta sincerità? Marta non ti ha mai ingannato, Guillermo. Non ti ha mai dato false speranze. E tu credi che sia facile dire al tuo cuore arrenditi? Paolina, l'amore che io sento per Marta, corrisposto o no, è una cosa seria. Un amore adulto, non un gioco da ragazzi. Vado a vedere cos'è successo. Guillermo, aspetta, non andare. Scusami, ma non posso aspettare. Guillermo! Paolina, cosa succede? Io preferisco la cravatta di... Guillermo ha una crisi di gelosia. Ho paura che perda il controllo e che dica la verità a Marta. No, no, non le dirà niente. Guillermo è un uomo molto onesto. Sì, sì, però è innamorato, Julio. Ma Paolina...